Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Il video di oggi sarà a grande richiesta perché me lo chiedete da tempo, ma non me l'ho più registrato, la recensione del nuovo folletto senza filo che ho acquistato ormai da direi 6-7 mesi, quindi l'ho utilizzato per bene e adesso posso recensirvelo. Il modello dovrebbe essere VKS7 ed è appunto senza filo. Io l'ho acquistato con altre due spazzole, che è quella per i tappeti, e poi ho acquistato l'accessorio per la pulizia dei divani e dei materassi, che viene chiamato dalla Folletto picchio. E inoltre nel mio caso mi sono state date due batterie, perché essendo senza filo va appunto con la batteria, e due carica batterie per avere sempre la batteria carica. E poi ovviamente il folletto classico con la sua struttura e la sua spazzola classica, che serve per pulire il pavimento. La comodità del folletto e della sua spazzola è che arriva anche negli angoli più angusti, in quanto la spazzola, non so se riuscite a vedere, magari vi lascio delle immagini mentre io parlo, ruota, quindi riuscite ad arrivare in ogni angolo. Ovviamente non è una aspirapolvere ciclonica, ma come tutti i folletti ha all'interno il sacchetto. E questo è l'alloggiamento della batteria per poterla appunto sostituire quando si scarica. Vi arrivano all'interno anche le pellicole, ed è dotato qui davanti di un display digitale che vi segna la percentuale della batteria per essere appunto sempre aggiornati su quando si sta scaricando. E qua c'è il sacchetto, che secondo me è la prima nota dolente del folletto, perché è di dimensioni molto ridotte. Calcolate che io lo cambio ogni mese e comunque i sacchetti della folletto hanno un costo, e ovviamente c'è anche il filtro e il suo filtrino profumato. Per darvi più o meno un'indicazione di quanto riuscite a pulire con un sacchetto, calcolate che la mia casa è di circa 100 metri quadri, non è mai sporchissima, se non per non male polvere perché non ho animali, e comunque ogni mese va sostituito. È molto intuitivo, è semplice da utilizzare. La prima funzione che ha rispetto ai vecchi folletti è che il manico può essere chiuso per essere più maneggevole nella pulizia, se dovete alzarlo, magari appunto pulire il divano o pulire le scale, tramite questo semplice tastino. E può essere azionato ovviamente anche nel momento in cui il manico si trova in questa posizione. E come vi dicevo, accendendolo si accende il LED, in questo caso parte anche l'aspirapolvere e vi segna la percentuale di batteria. Adesso non vedete perché c'è il manico davanti. Ecco, adesso magari riuscite a vedere, magari vi lascio delle immagini più ingrandite. Quando è installata la spazzola, questa per i pavimenti, il folletto parte in automatico da solo, e come vedete riesce a stare in piedi anche questo da solo, non ha bisogno di essere agganciato o sorretto, e si carica qui dietro semplicemente inserendo il caricabatterie che vi ho fatto vedere prima. La novità è che comunque, essendo di dimensioni ridotte, è adatto anche a case più piccole, perché una volta il folletto era molto molto grande, molto ingombrante, invece adesso è molto compatto e anche molto carino da vedere, perché ha dei dettagli veramente veramente carini, insomma non è grosso e brutto come una volta. Anche questo è semplicissimo da usare, basta inserirlo come vi ho fatto vedere e il vostro folletto inizierà a caricarsi. Per cambiare invece la spazzola trovate una levetta qui, basterà alzare questa levetta e tenendo col piede la spazzola riuscite appunto a staccarla e potete installare una nuova spazzola. Io sono andata a installare questa qua per i tappeti appunto, e a differenza dell'altra questa invece ha una sorta di blocco, perché finché voi non spingete indietro il folletto non partirà con l'aspirazione. È molto comoda questa spazzola perché oltre ad aspirare batte i tappeti e i divani, e quindi li pulisce in profondità, e l'ho acquistata appunto per questo, perché come vengono aspirati i tappeti con questa qua
non c'è assolutamente paragone con un classico aspirapolvere, perché penso che sia l'unica appunto la marca Folletto ad avere proprio il batti tappeto. E idem vale per il picchio, che è questo accessorio qua, che è quello che vi dicevo prima, per divani e materassi, che anche questo ha la funzione sia di battere che di aspirare. E oltretutto questo aspira sia in superfici non piane, quindi dove per esempio ci sono degli angoli, vi basterà spostare di qua questo tastino verde, e anche su superfici piane. Poi ha tantissimi accessori, ovviamente più accessori comprate più il prezzo è alto, il prezzo del Folletto non è diciamo proprio contenuto, però secondo me i soldi spesi li vale assolutamente per come aspira. Comunque procedendo, la spazzola batti tappeto può essere utilizzata ovviamente anche per i pavimenti ed ha un sensore. Nel momento in cui voi lo appoggiate su una superficie dura partirà solo la modalità di aspirazione, mentre nel momento in cui voi andate a posizionarlo su una superficie morbida tipo un tappeto, io non la utilizzo per divani e materassi perché ho appunto il batti tappeto, però so che c'è chi la utilizza anche per divani e materassi, e inizierà a battere. Cos'altro dirvi? Mi ci trovo bene, secondo me ha una potenza di aspirazione non comparabile a nessun altro aspirapolvere senza filo, la durata della batteria è buona, nel senso che io aspiro tutto il piano di sotto, quindi più di 50 metri quadri, e riesco a aspirare velocemente anche il piano di sopra. Ovviamente nel momento in cui devo andare a aspirare divani e materassi, in quel caso ho bisogno di utilizzare la seconda batteria, che comunque a me è stata data in dotazione. Mi sono stati dati in dotazione anche la scorta di feltrini profumati, che è un'altra cosa positiva secondo me del Bimby, e di sacchetti per un anno. Non so se vale per tutti, ma quando l'ho acquistato io era così, e quindi ho avuto questi omaggi con oltre tutte le polveri da mettere sul tappeto, sui materassi eccetera, e anche uno smacchiatore. Tornando invece al nostro amico Folletto, altra cosa positiva, assolutamente positiva secondo me, è che rispetto ai vecchi Folletti che raggiungevano come dire, quando lo piegavate comunque non riuscivate ad andare più di tanto sotto i mobili diciamo sospesi, il nuovo Folletto si piega praticamente tutto, vedete? Arriva ad essere piano e quindi riuscite ad aspirare veramente dappertutto, ed è anche molto comodo e maneggevole, non è molto pesante. Altra super chicca che cerco di farvi vedere in qualche modo è che ha qui dietro un tastino. Con questo tastino si attiva la potenza di aspirazione massima, e in più quando dovete aspirare delle cose grosse, magari vi lascio delle immagini qua, permette di sollevare questa lamella che c'è qua, che non so se voi riuscite a vedere, questa lamellina verde si solleva e quindi riuscite ad aspirare anche i pezzi un pochino più grossi. E io in precedenza avevo il Dyson, quindi vi faccio un breve confronto con il Dyson. Io avevo il Absolute 8 forse o 10, non me lo ricordo, e che dopo però neanche subito dopo lo scadere della garanzia si è fusa la batteria e non andava più. Comunque la differenza di prezzo tra il Dyson e il Folletto base non è poi così alta, e sinceramente spendere comunque dei soldi e sapere, prendendo di nuovo un Dyson che magari dopo 2 anni avrei dovuto buttarlo, ho preferito investire un po' di più e prendere comunque il Folletto, che ha comunque una garanzia di molti più anni. E inoltre so che comunque, avendolo avuto in passato, è di ottima qualità, mia suocera lo ha da 20 anni, quindi è per quello che ho deciso di passare al Folletto e non tenere il Dyson. E anche perché il Dyson aspira benissimo la polvere, ci mancherebbe, ma quando poi si trattava di avere magari dei pezzetti sul pavimento li schizzava dappertutto e faceva fatica ad aspirarli, invece con questo non avete questo problema. E quindi io mi sento assolutamente di consigliarlo, cioè se dovete fare un investimento, avete una casa grande, volete comunque un aspirapolvere che aspira bene in una sola passata e vi permette in un attimo di aspirare tutto e avere gli accessori per poterlo fare, secondo me il Folletto è quello più completo e appunto quello che ha una potenza di aspirazione maggiore. E inoltre, senza star lì a buttare cose in terra ad aspirare, avendo il suo filtrino profumato, quando aspirate vi dà proprio quel senso di pulizia perché esce appunto il profumo, e quindi anche questo secondo me è una cosa che trovo vantaggiosa.
Vi dico anche però le pecche che ho riscontrato rispetto ovviamente a un Dyson, ha un ingombro maggiore ed è più pesante, quindi è un pochino più difficile da passare per esempio su divani, sulle scale ed è meno maneggevole. E poi avendo il sacchetto ovviamente non è che voi lo svuotate nel bidone e lo potete riutilizzare, ma va sostituito ogni volta e comunque vi dicevo che io lo cambio circa una volta al mese. In fase di montaggio video mi sono resa conto di non avervi detto una cosa fondamentale. Essendo a batteria, ma comunque anche negli altri folletti, quelli con filo era così, ha diverse potenze di aspirazione. Sono 4 più la modalità boost che vi dicevo prima. La durata della batteria che vi ho detto all'interno del video vale ovviamente quando io l'utilizzo di solito, quando io lo passo lo utilizzo sempre alla modalità 3 e c'è un tastino sul manico, magari vi lascio qua delle mani, dove potete appunto regolare la potenza di aspirazione del vostro folletto e col tastino dietro attivate appunto la modalità boost, quindi aspirerà alla potenza 5 e in più se avete spazio alla battitappeti solleverà, come vi ho detto, l'aletta per poter aspirare dei pezzi un pochino più grossi. Penso di avervi detto tutto, queste sono appunto le funzioni che ha. Vi ho dato la mia esperienza, spero di esservi stata utile. Ovviamente, se avete delle domande che non siano quanto l'ho pagato, perché ve l'avevo detto anche su Instagram, però non so se posso divulgare il prezzo, anche perché cambia da venditore a venditore. Vi dico che comunque io rispetto al Dyson non ho speso tantissimi soldi in più. Fatemeli eventualmente giù in inbox che io provvederò a rispondervi. Niente, io vi saluto qua, spero di esservi stata utile, di avervi dato tutte le informazioni appunto sul nuovo folletto. Se vi viene in mente qualcos'altro e avete voglia di chiedermelo, vi aspetto nei commenti. Come sempre vi ringrazio per il vostro immenso affetto, vi mando un bacione grande grande e che non vi ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao!